Ecco il presidente Conte, al cui... Prego, presidente. Accogliamo il presidente Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio, leader dei 5 Stelle, ospite di Repubblica delle Idee. Grazie presidente, la lascio nelle mani di Stefano Cappellini. Grazie, grazie. Buonasera presidente, e intanto grazie di essere qui con noi. È una bellissima piazza, il clima è un po' meno favorevole questa sera, ma insomma. Lei si è tolto Mi perdonerà, diciamo, l'informalità, però diciamo, ho cercato di fare il possibile. Ecco, mi sembra giusto. Permettete? Ma certo. Allora, intanto che il presidente fa anche lui quel che può contro le condizioni atmosferiche di stasera. Allora, intanto siamo contenti di averla qui, non solo perché ha avuto la cortesia di accettare il nostro invito, ma anche perché insomma è capitato in una giornata dove non mancano i temi, non mancano gli spunti, e io devo partire necessariamente, ne parlavamo proprio mentre l'aspettavamo con il direttore Molinari, è stata una giornata di discussione, polemica molto forte all'interno del Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio ha fatto delle dichiarazioni, le riassumevo poco fa, ne parlavamo appunto per riassumere al pubblico e per chi non ha magari avuto modo di seguire la giornata. Io gliele ripropongo perché vorrei che lei insomma rispondesse a queste obiezioni che Di Maio le ha rivolto. Gliele metto in sequenza, sono 3-4 punti diciamo, no? La prima questione intanto ha a che fare con il voto di domenica scorsa, il voto delle amministrative. Dice Luigi Di Maio: noi sì, è vero, non siamo mai stati fortissimi alle amministrative, non è stato mai il nostro punto di forza, ma non siamo mai andati così male. Intanto è d'accordo, è così? Il movimento non era mai andato così male? Guardi, ho fatto due conferenze stampa lunedì e martedì, mi sono assunto tutte le responsabilità, quindi rispondo anche a un'altra questione che è stata posta, le ha detto da Di Maio, cioè bisogna assumersi le responsabilità, me le sono assunte, e vorrei ricordare che è giusto che un leader si assuma le sue responsabilità, e ho detto anche che, e questo è un fatto storico, che noi alle amministrative non abbiamo mai brillato, questo non ha mai impedito di avere dei risultati molto bassi, e poi alle politiche semmai qualche mese dopo degli ottimi risultati, ma non mi sono assolutamente sottratto all'assunzione di responsabilità, però dico anche che noi siamo una comunità che è in cammino, che ha vissuto vari traumi e sta affrontando un percorso, credo che sia ormai noto, di ricostruzione, quindi bisogna con umiltà, tutti quanti devono dare un contributo, e io ho tantissimi, la stragrande maggioranza anche dei portavoce che sono venuti con me hanno girato il territorio per cercare comunque, in una fase ancora non abbiamo ancora completata la riorganizzazione dei territori, non abbiamo ancora gruppi territoriali, non abbiamo ancora i delegati territoriali a termine del nuovo statuto, quindi una fase, queste elezioni si sono intervenute in una fase particolarmente difficile. Ho avuto tanti che mi hanno accompagnato, il ministro Di Maio lo ricordo soltanto a fare una foto con me in due singoli paesi della Campania, gli altri hanno partecipato molto più ampiamente, cioè non si è impegnato moltissimo. No, voglio dire che c'è uno spirito di comunità, sei una comunità nelle gioie e nei dolori, nelle difficoltà. Adesso stiamo attraversando un momento di ricostruzione, siamo in un momento complicato e tutti dovrebbero ancora di più dare il loro contributo. Secondo punto, Di Maio ha parlato di un problema di democrazia interna. Quindi in qualche modo ha detto che manca appunto un giusto coinvolgimento, evidentemente di sensibilità, di figure che magari non sono allineate diciamo con il suo nuovo corso, ma che secondo Di Maio non troverebbero voce nel movimento. Almeno io l'ho letta così, non so se lei la legge diversamente. Che vuol dire che c'è un problema di democrazia interna? L'ho detto già, mi fa sorridere diciamo, perché quando lui è stato leader lo statuto prevedeva un solo organo politico, il capo politico, e francamente insomma, quindi lezioni di democrazia interna direi, gli suggerirei maggiore prudenza, però al di là di questo
e viene addirittura, interviene questa osservazione nella giornata in cui noi oggi l'avevamo preannunciato. Voi sapete, abbiamo un Consiglio nazionale adesso, un Consiglio nazionale che si è riunito più volte, che ha deliberato anche in politica estera tutti i temi, delibera con discussioni di ore e ore. L'ultimo Consiglio nazionale, il penultimo, si è riunito il pomeriggio, tardo pomeriggio, 4 ore, e continuato il giorno dopo altre 3 ore, per un totale di 6-7 ore. Oggi, voglio dire, nel Movimento c'è veramente un dibattito per quanto riguarda anche la linea politica, che non la fa solo il leader di turno. E poi questa uscita coincide oggi, sul sito del Movimento c'è addirittura il lancio delle autocandidature, perché andremo a completare, come previsto dal Statuto, il Consiglio nazionale, e credo sia l'unica forza politica che permetterà a tutti gli iscritti di esprimere dei rappresentanti nel Consiglio nazionale. Quindi da oggi i nostri iscritti si possono autocandidare, si voterà e avremo rappresentanti diretti degli iscritti con la votazione online. Francamente, quindi, farne un problema di democrazia interna mi sembra un po' eccessivo, cioè non vorrei che quando non si è leader poi e si è ex leader, allora poi diventa un problema che non si decide più da soli. L'ultima questione, che poi ci permetterà di passare ad altro, forse direi anche la più maliziosa, la più velenosa anche, cioè dice Di Maio: noi non possiamo stare al governo, noi Movimento non possiamo stare al governo e contemporaneamente criticarlo un giorno sì e uno no, imitando Salvini. Quindi qui l'accusa è proprio quella che peraltro le ha rivolto qualche osservatore negli ultimi tempi, cioè di essere tornato a una forma di sintonia con Salvini. Guardi, allora, da un lato, se si discute di questioni politiche è giusto che ci sia una varietà di opinioni anche all'interno di una forza politica, quindi partiamo da questo presupposto. Allora, stiamo parlando di questioni politiche, non più di doppio mandato, triplo mandato, di sorti personali, giusto? Allora, qui tutte le posizioni sono legittime. Quello che oggi scopro è che il ministro nostro degli esteri, del Movimento 5 Stelle, non condivide la linea politica del Movimento, una linea politica che non è stata decisa ieri sera, è stata delineata sin dall'inizio, ribadita nei vari consigli nazionali, con comunicati ufficiali, deliberata all'unanimità. Ecco, questo mi sorprende, e c'è un aspetto che trovo francamente molto offensivo, cioè quando dice: ma allora il Movimento imita Salvini e evoca il Papete. Ma questa è un'offesa a un'intera comunità, il Movimento 5 Stelle, di iscritti alla sua comunità, che a gran voce, direi con una assoluta stragrande maggioranza, ha sempre sin dall'inizio contrastato una deriva verso il riarmo e una deriva verso l'escalation militare, che vediamo come un forte pericolo per tutti quanti, per la popolazione, e questo applauso, vedete, dimostra che questa linea, vi assicuro, nella comunità degli iscritti è fortemente sentita. L'ho riscontrata anche adesso che da nord a sud ho incontrato tantissimi nostri iscritti. Quindi dire che noi così imitiamo Salvini o evocare il Papete è una grande offesa alla sua stessa comunità. Senta, però qui c'è un punto che riguarda meno la vita interna del Movimento e più proprio la presenza del Movimento al governo, perché comunque Di Maio è un ministro del Movimento 5 Stelle dentro il governo, e chiaramente lì c'è un problema su questo tema della fornitura militare all'Ucraina, no? Che non è l'unico problema, ovviamente, però è sicuramente una delle questioni centrali, di cui tra l'altro il Parlamento potrebbe essere chiamato a occuparsi di nuovo. Allora, qui il punto è: chiaramente il ministro Di Maio ha una linea che è quella del governo, che Draghi oggi a Kiev insieme a Zelensky con Macron e Scholz ha ribadito, cioè totale sostegno. Arrivo subito al punto: totale sostegno all'Ucraina anche dal punto di vista militare, anche con nuovi invii, con nuove forniture. Ovviamente il ministro degli esteri su questo tema è allineato.
qui c'è un problema tra voi e il vostro ministro degli esteri, oltre che tra voi e il governo. Però se mi permetta, il problema è anche più generale. Cioè, a me ha sorpreso che il ministro degli esteri, parte del Movimento 5 Stelle, ma il nostro ministro degli esteri, oggi, nella giornata in cui Draghi è a Kiev, insieme a Macron e Scholz, porti fuori contemporaneamente, faccio una dichiarazione, nello stesso punto in cui fece l'attacco subito dopo il Quirinale a gennaio, tira fuori questioni beghe interne che peraltro ovviamente evocano la questione del doppio e triplo mandato. Cioè, a me questo ha sorpreso molto, è questo che mi ha colpito della giornata di oggi. Cioè, oggi il nostro ministro degli esteri, di fronte a questo passaggio di Draghi, ha rischiato di sporcare questo passaggio. Noi stiamo parlando di queste cose oggi. Noi dobbiamo parlare oggi, dovevamo parlare, e spero che ne parleremo, dell'importanza di questa visita. Attenzione, una visita che il Movimento 5 Stelle ha chiesto a gran voce. Ed è una visita questa, importante perché? Perché Draghi peraltro non era solo, come abbiamo detto. È l'Unione Europea che deve farsi sentire, deve elaborare una strategia che non deve essere schiacciata da quella di Washington o di altri paesi, ma l'Unione Europea deve essere protagonista per quanto riguarda l'indirizzo di questo conflitto ucraino verso un negoziato di pace, scongiurando quindi la deriva, l'escalation militare. Oggi questo è avvenuto e il nostro ministro degli esteri mi ha sorpreso che abbia tirato fuori delle beghe interne. Queste sì rischiano di indebolire il governo, la visita del Premier, di offuscare l'importanza, la rilevanza all'esterno di quella visita. Ecco, ma per chiudere su questo tema di Maio dobbiamo parlare di tante cose. Ma perché l'ha fatto allora secondo lei? E le chiedo anche direttamente. Parlare di Maio. Beh, no, è l'ultima, gliela devo chiedere, perché lei pensa. Lei pensa. Guardi questo applauso. Insomma, loro sono contenti che lei, diciamo, faccia questa battuta, però lei sa che la domanda gliela devo fare. Lei pensa che Di Maio stia lavorando a un'altra formazione politica? Pensa che ci sia una scissione in vista nel movimento? Guardi, non lo so. E non posso essere nella testa di Di Maio, perché francamente anche questa uscita di oggi l'ho trovata abbastanza sorprendente. Ho visto delle altre dichiarazioni da parte di alcuni suoi persone che gli sono vicine, che parlano di scissione, ma voglio dire, noi stiamo attraversando un percorso. Io l'ho detto dall'inizio, se ci sono qui sono per dare una mano al Movimento 5 Stelle, condividendone principi e valori. Poi il Movimento 5 Stelle viene attaccato continuamente, e guardi, parliamoci francamente, anche dal suo giornale, costantemente, continuamente non vi siamo simpatici, e questo va benissimo. No, questo benissimo. Non è vero. Però l'applauso mi dà ragione, qualcuno la pensa come me. La categoria della simpatia o dell'antipatia non è una categoria che si usa per stendere criteri giornalistici. Perfetto, ho detto sarebbe una categoria, diciamo, sbagliata. Che non la pensiamo allo stesso modo, evidentemente. Però non volevo rubare l'applauso. È un fatto noto, perché così ci parliamo francamente, e questa conversazione che noi facciamo, questa intervista, diventa anche un po' più veritiera. Va benissimo, possiamo essere attaccati, e gli attacchi esterni, se ovviamente assumi certe posizioni, noi ce li aspettiamo, se no, voglio dire, avremmo un'altra tipologia di azione politica, ci accomoderemmo ovviamente a pensare, ad assumere atteggiamenti completamente diversi. Noi invece pensiamo che i nostri valori, i nostri principi, e delle volte diamo fastidio a tanti interessi, e ci sta. Quello che però voglio dire è che io sono qui e sto facendo questo percorso del Movimento 5 Stelle perché ritengo che, al di là di come si pensi, il Movimento 5 Stelle, ne sono convinto, è una forza innovatrice che si è rivelata oggettivamente innovatrice del sistema politico italiano. Oggi, se noi abbiamo spazzacorrotti, abbiamo un sistema di protezione sociale, se noi oggi, ma pensi anche alla guerra,
Ma chi ha detto no al riarmo laddove c'erano 10-15 miliardi già appostati? Perché si diceva, tutti i giornali dicevano, dobbiamo rispettare il 2% del PIL, no? Della NATO rispetto al 2026. L'abbiamo detto noi. Ci avete detto che facevamo perdere di credibilità al nostro paese, che spingevamo il nostro paese fuori dalla NATO. Come ci è stato detto illo tempore, durante la pandemia, ma siete pazzi a chiedere un recovery fund basato sul debito comune europeo. Però abbiamo creduto le nostre battaglie, ne siamo convinti negli interessi delle persone, dei cittadini, le combattiamo e cerchiamo di vincerle. Sì, mi permetta di dire che secondo me alcune delle critiche che lei avrà letto su tanti giornali, non solo su Repubblica, al Movimento, non sono critiche perché il Movimento tocca degli interessi, ma sono critiche perché il Movimento oggettivamente ha avuto un percorso molto tormentato. Avete cambiato idea su molte cose, avete avuto una storia molto travagliata da questo punto di vista, avete sicuramente dei risultati di governo che lei può rivendicare, però diciamo, avete sempre fatto un po' fatica ad accettare, diciamo, alcune critiche che poi, alcune mi permetta, anche a me si sono rivelate più che fondate, perché no, su tanti temi avete cambiato idea. Ascolti, insomma, l'elenco è molto lungo, ma io non voglio ascolti. Guardi, i nostri principi. Vogliamo parlare di energia, vogliamo parlare del TAP, vogliamo parlare di quando volevate bloccare il TAP. Sull'energia noi abbiamo sposato la transizione ecologica per primi, siamo stati sempre per le fonti rinnovabili, riteniamo che il ritorno al carbone sia un ritorno al passato. Siamo contro i termovalorizzatori, lo possiamo dire. Tra l'altro pensiamo che costruirne uno adesso con le nuove tecnologie sia un ritorno al passato assolutamente incomprensibile. E su che cosa, scusi? Il TAP, mi assumo la responsabilità. Io al governo il TAP c'era una consistente contrarietà, abbiamo messo le persone a discutere. Sa quante volte io ho incontrato i rappresentanti del territorio? Li ho chiamati, abbiamo detto si studiano i dossier, hanno studiato con me il dossier, abbiamo approvato il TAP. Questo va a suo merito, sta di fatto che la posizione del Movimento era molto contraria, ma io non voglio aprire, diciamo, i vecchi dossier, ci sono tante altre questioni, diciamo, su cui il Movimento ha cambiato idea, una forse ne parleremo dopo, al limite dei due mandati. Ma insomma, parliamo di cose che interessano di più gli italiani. Su cosa cambiate dato sui due mandati? No, insomma, intanto c'è stato già in passato, avete introdotto il mandato. Non sia generico, sia concreto, parliamoci. No, ma io sono concretissimo, ma non penso che adesso sia la cosa importante. Anche perché è la prima volta che posso replicare a tutti i suoi tweet, quindi prego, che alcuni li ho trovati molto offensivi. Prego. Questo mi dispiace, offensivi no, perché non credo che ci siano mai state delle offese o degli insulti, dei giudizi. Guardi, assicuro, dei sì, giudizi però, no, dei giudizi. Non mai replicato, li ho sempre presi un però contributo visto, al dibattito di idee, Repubblica delle idee. Insomma, sulla questione dei due mandati avete già fatto degli aggiustamenti, scusi, il mandato zero. No. Avete cambiato idea sulla giustizia, quando arrivava un avviso di garanzia c'era una lettera scarlatta su quello che le riceveva, quando le avete cominciate a ricevere voi improvvisamente non era più una lettera scarlatta. A chi si riferisce? Beh, mi riferisco al fatto che quando avete cominciato ad avere anche voi amministratori che sono stati colpiti dalla giustizia, il vostro atteggiamento non è stato lo stesso. Lo chiariamo, perché sul punto della giustizia sta toccando un nervo scoperto. Abbiamo fatto una campagna elettorale, io ho detto Palermo un'emergenza nazionale. Adesso, durante il giorno in cui io la sera che ero a Palermo ho organizzato una lezione magistrale per la nuova scuola di formazione del Movimento 5 Stelle, sono venuti autorevoli relatori a parlare, Scarpinato e Santino, presidente della fondazione Impastato. Mentre parlavamo, il tema era mafia e politica, hanno arrestato, nelle stesse ore arrestavano, perché con l'accusa di scambio elettorale, favore contro voti, un esponente nella lista di Forza Italia e poi di Fratelli d'Italia. Ora attenzione, io l'ho detto e lo ripeto, io auguro a questi signori indagati, arrestati, di essere innocenti,
di provare la loro innocenza. Questo è il nostro garantismo. Però se io leggo quello che è venuto fuori, e cioè che uno si mette a disposizione con tanto di intercettazione davanti a un boss mafioso, io se divento potente, voi sarete potenti, allora dico che qui non è questione di garantismo, certo, dobbiamo chiarirlo. Certo, questo non c'è dubbio. Cioè noi, purtroppo il voto non ci ha premiato, questo lo dico pubblicamente perché mi assumo la responsabilità dell'esito, va bene? Però non cambia la questione. Io ho detto in quel giorno e il giorno dopo, per me a Palermo c'è un'emergenza nazionale. Perché? Perché, e ritorniamo agli interessi che andiamo a toccare, ci sono dei comitati di affari, io ho girato l'Italia e vi assicuro che li ho toccati con mano, leggendo le liste, alcune liste, i personaggi spaziano da sinistra a destra, li ritrovi al centro, in alto e in basso, sono sempre gli stessi. Ci sono dei comitati d'affari per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che si sono attivati, non sono mai arrivati tanti miliardi in Italia. E allora questa è una questione di emergenza seria. Quando io dico, è chiaro che noi quando eravamo al governo abbiamo dato la garanzia e hanno avuto la chiara percezione che con noi quei soldi non li avrebbero toccati. Senta, torniamo a un punto fondamentale, perché il 21, lo ricordava tra l'altro Enrico Letta poco fa su questo stesso palco, il 21 ci sarà un altro passaggio importante, Draghi tornerà in Parlamento a discutere della questione ucraina. Intanto le chiedo, voi presenterete una risoluzione, state lavorando a un documento e nel caso con quali contenuti? Cioè c'è la possibilità che il Movimento possa chiedere lo stop delle forniture militari all'Ucraina in questa occasione? Allora guardi, noi non presentiamo una risoluzione perché noi siamo una forza di maggioranza, la forza di maggioranza relativa che sostiene il governo. Quindi lavoriamo con gli altri e, come ho detto, abbiamo l'ambizione di portare la nostra posizione nel dialogo con le altre forze politiche, ovviamente di dare un contributo perché le nostre idee, la nostra impostazione prevalga. Scusate, la riassumo soltanto perché non ho la pretesa di pensare che tutti mi seguiate. La nostra posizione, la dico brevemente, è questa. In questo momento, più che inseguire una illusoria vittoria militare contro Putin, con il rischio di incidente nucleare, terza guerra mondiale, planetaria, distruzioni che aumentano di città, anche carneficine che aumentano, recessione economica che è sotto gli occhi, arriva da noi, carestia in 26 paesi almeno del mondo, noi riteniamo che sia più giusto, equo e ragionevole inseguire e lavorare indefessamente per portare a Kiev una vittoria politica, piuttosto che, ripeto, la sconfitta militare della Russia. La vittoria politica, saluto Enrico Letta, è una vittoria che invece la vittoria politica significa negoziato di pace. Negoziato di pace, ovviamente a condizioni eque e sostenibili. Ma evitare la capitolazione militare dell'Ucraina non è un passaggio fondamentale per poter perseguire una soluzione diplomatica equa, una pace che non sia fondata sulla sottomissione di una delle due parti in causa? Noi sin qui abbiamo già fatto 3 invii militari, di aiuti militari, di forniture. Adesso, a parte che l'Italia non credo sia nella condizione, chissà di quali altri invii, io dico questo, e siamo assolutamente nell'ambito dell'Unione Europea e dell'alleanza euro-atlantica, lo ripeto, queste cose vanno fatte con i nostri partner e con i nostri alleati. Io credo che adesso l'Unione Europea, ecco quindi bene Draghi, Macron e Scholz che vanno a Kiev, debba adesso muoversi e cercare di imprimere una svolta.
cioè piuttosto che caratterizzare, lo stanno facendo già gli Stati Uniti. Avete visto al congresso, hanno deliberato 40 miliardi di aiuti, la Gran Bretagna sta facendo pervenire ingenti forniture di armi pesanti. Noi che cosa ci caratterizziamo? Per mandare qualche fucile in più? Ma forse nell'ambito di un'alleanza date anche la nostra capacità tradizionale di dialogo, la nostra capacità diplomatica. Perché non mettiamo a frutto, a beneficio di tutta la comunità internazionale, questa nostra capacità? E questo è il punto. Ma sempre per essere molto chiari, siccome qui insomma lei sta dicendo delle cose che chiaramente rischiano di confliggere con nuove scelte del governo che dovessero invece spero andare proprio avanti. Di no, perché dovrebbero confliggere? Beh, perché fin qui diciamo la posizione espressa da Draghi è sempre stata quella di rivendicare e garantire nuovo sostegno all'Ucraina anche dal punto di vista militare. Ma le voglio chiedere, Draghi, però quando è andato a Washington ha fatto delle dichiarazioni che possono anche costituire una svolta, cioè avete, credo l'avete seguito anche voi, cioè dichiarazioni che effettivamente sono state ricalibrate in linea con perché la ha chiesto di perseguire posizione. Con forza una soluzione, diciamo, di pace. Un cambiamento di posizione c'è stato. Beh, insomma, lei sa che il tema è opinabile, nel senso che molti hanno semplicemente sottolineato che Draghi anche faceva vuole finta. Anche Draghi vuole la pace, non credo che lei pensi che Draghi non voglia la pace, no? No, il problema ma la pace è non viene dal cielo. Ma non c'è dubbio, la pace significa ma non viene, si costruisce giorno per giorno, cambi posizione, ma non viene nemmeno dalla capitolazione. La cerchi pure la domenica, certo, ma non viene la cerchi tutti i giorni. Ma non viene nemmeno dalla capitolazione dell'Ucraina, no? Perché quello non costituirebbe la premessa per una pace. Ma io le voglio chiedere una cosa: se ci dovesse essere, come diceva la cantante, se ci dovesse essere una divergenza perdurante su questo tema, questa è una questione che vi potrebbe portare fuori dal governo, potrebbe spingerla a fare una scelta di portare il movimento via dalla maggioranza? Noi non abbiamo nessuna intenzione di creare difficoltà al governo. Noi non abbiamo intenzione di creare fibre. Ecco perché mi sono meravigliato oggi della dichiarazione del ministro degli esteri Di Maio quando Draghi è a Kiev. Noi non è questa assolutamente la nostra posizione. Io l'ho sempre detto, siamo, e io sono molto sincero, l'altro giorno ho detto da nord a sud, gli iscritti mi chiedo anche di uscire dal governo, voglio dire, l'ho detto chiaramente, c'è una sofferenza in questo contesto, ma attenzione, è una sofferenza anche comprensibile, perché se hai un perimetro di maggioranza così allargato che va da articolo 1 sino alla Lega di Salvini, è chiaro che c'è difficoltà, è chiaro che io sto chiedendo maggiore dialettica politica, abbiamo idee da discutere, è da tempo che non si fa ad esempio una cabina di regia, con chi parliamo? Ma io non voglio parlare privatamente col Premier Draghi, ci vado io, poi ci va Salvini, poi ci va un altro leader, bilateralmente ci accordiamo cosa? Per una logica di scambio su qualcosa, per essere zitto e buono per qualche giorno? Ma non funziona così la politica. Allora, questo è un governo di unità nazionale? Sono passati 6 mesi, 1 anno? Beh, adesso siamo nel 2º anno. Addirittura c'è un conflitto ucraino che all'orizzonte non era prevedibile quando questo governo ovviamente è nato. Noi gli abbiamo dato un'investitura per l'emergenza sanitaria, giusto? Per il piano nazionale di ripresa e resilienza. C'è un conflitto che ridisegna la geografia mondiale. Possiamo discutere, possiamo parlare, dove ne parliamo? Se ne dibatte al Parlamento, ne discute al Parlamento, significa che vuoi far cadere il governo? È rimasto fisso, che c'è? Penso che non abbiamo comunque risolto la questione, che nel caso in cui il governo dovesse decidere di insistere con le forniture militari, voi sarete chiamati alla questione di se rimanere fedeli alla vostra linea o adeguarvi. Discuteremo con le forze di maggioranza e sarà un passaggio importante. Ma scusate, ma voi sentite anche dei leader che dichiarano questo e il contrario di questo, no, su questo tema? Allora, il passaggio in Parlamento serve per chiarire la posizione di alcuni leader. Lei ha capito la posizione di tutti i leader?
la vostra tutte le forze. La nostra, la vostra l'ho capita, però mi sembra che forza, io non l'ho capita. Mi sembra che continui dove, a confliggere. Dove discutiamo e dove ufficialmente ai cittadini diciamo come la pensiamo? La sintesi dove la facciamo? A casa mia, quindi a casa di un altro leader. Una cabina di regia, in questo è chiaro. In bottega, dove la facciamo? O no? In Parlamento ci seguite tutti. Senta, ma su questo capisco che insomma comunque la sua intenzione non è uscire dal governo, questo l'ha ribadito con forza, ma a quei cittadini o elettori, non so cosa, chi, se fossero in particolare iscritti o semplici simpatizzanti, che le dicevano andate via, uscite, lei cosa rispondeva? Ho detto che rimaniamo al governo prima per preservare le nostre battaglie e le nostre misure. Ho detto adesso, in questo momento, c'è un attacco concentrico, uno degli argomenti che ho utilizzato, da parte di da Renzi, Italia Viva, sino alla Meloni, contro una misura di protezione sociale. Cioè, pensate, adesso la si può criticare, l'abbiamo migliorata, se necessario continueremo a migliorarla. È un progetto che in Germania, questo, hanno impiegato 10 anni per realizzare centri dell'impiego e un sistema di protezione sociale. Oggi tutti attaccano il reddito di cittadinanza. Renzi addirittura ha lanciato un referendum, ne ha persi già 2, quello costituzionale e questo sulla giustizia. Ho detto se ci mette la firma lui vinciamo sicuramente, però a parte questo noi siamo lì per difendere le nostre battaglie, per difendere la legge spazzacorrotti, la riduzione del numero dei parlamentari, i privilegi dei parlamentari, della politica tradizionalmente. Stiamo presidiando il super bonus, che viene demonizzato, eppure è una misura che tutta Europa, anche la von der Leyen, ci ha apprezzato. Noi siamo qui per questo. Ovviamente vogliamo essere ascoltati, vogliamo dare un contributo alle soluzioni. Ecco perché parlavo prima di dialettica politica. Dobbiamo creare un luogo di dialettica politica più continuo. Non è possibile che arrivino provvedimenti normativi direttamente in Consiglio dei Ministri. Questo non è possibile, dobbiamo discuterne prima. Ci sono le cabine di regia, prima, voglio dire, ci lavoriamo insieme e migliori soluzioni troviamo per voi nel confronto, nella dialettica. Senta, qui seduto in prima fila c'è un pezzo di campo largo, ci sono Enrico Letta, c'è Elie Schlein, che stanno, probabilmente stanno commentando le sue dichiarazioni, mi sembrano contenti, soddisfatti però delle dichiarazioni. Senta, questo campo largo, intanto le voglio chiedere una cosa secca prima di entrare nel merito, ma lei perché dà fastidio che si chiami centrosinistra? Più volte ha detto non lo chiamiamo centrosinistra, chiamiamolo campo progressista, ma cos'è che le dà fastidio? Centrosinistra, quale parola le dà fastidio? Ma vi ricordate in passato centro-sinistra, il trattino, tutte quelle cose lì, eccetera? Cioè parliamo di campo progressista, una formula più innovatrice. Ma la parola sinistra non le piace, cioè così la spaventa, no? Ma non è cioè, una questione di... Ha paura che riduca il campo, le potenzialità elettorali. Non è una questione di schematica, è questione che poi alla fine, ma tu sei più a sinistra e più a sinistra di te, io sono al centro, io sono in alto e in basso. Campo progressista mi sembra una formula più riassuntiva di forze che vogliono lavorare a un progetto di miglioramento della società. C'è tanto da fare, guardi. Ecco, no, ne parliamo, delle politiche ne parliamo sociali. Subito anche perché voglio parlare di questo, di politiche sociali e soprattutto anche di diritti prima di chiudere la nostra chiacchierata. C'è un punto importante. Una coalizione sulla carta, lo diceva prima Letta, ha bisogno di mettersi intanto d'accordo su cosa vuole fare prima di decidere chi c'è e chi non c'è, perché sono i contenuti che dovrebbero poi determinare comunque il perimetro della coalizione. Però in questo caso lei con alcuni dei potenziali collaboratori di questa coalizione ha dei problemi insomma abbastanza grossi, anche perché uno di questi, Renzi, è stato il protagonista assoluto della caduta del suo ultimo secondo governo. Lei si su cosa? Su quale punto? Sul fatto io che non ho problemi. No, ha problemi con politici. Renzi, problemi politici. E con Calenda. Io le voglio chiedere questo, ecco, cioè con Renzi e con Calenda c'è un'ostilità. Mi faccia finire. Io le voglio chiedere. Lei pensa che non si possa fare un'alleanza perché è convinto che non ci potrà mai essere una convergenza programmatica sui temi, o proprio pensa che siano figure che non possono stare in questo campo progressista proprio per la loro natura politica, oltre che magari personale, questo non lo so. Allora, io anche sui territori abbiamo pagato un prezzo perché
siamo andati in alleanza, in coalizione, quando c'erano le condizioni serie per presentare un progetto politico concreto, affidabile, presentarlo ai cittadini di quella città, di quella comunità. Molto spesso non ci siamo presentati, altre volte, non ricorrendo le condizioni per presentare un progetto serio e credibile, siamo andati da soli, sapendo che in questo momento poi in particolare avremmo rimediato un risultato molto modesto. Cosa voglio dire? Voglio dire che io, e ci sono passato, vedete, perché chiaramente nel Conte 2 si è visto subito che non tutti lavoravano nella stessa direzione. Allora, l'importante non è solo vincere le elezioni. A me non interessa vincere le elezioni solo perché poi ci sono ministeri, poi c'è 5 anni di governo, eccetera, eccetera, a qualunque condizione. A me interessa dare un contributo con la nostra comunità, con i nostri valori e principi, per migliorare questo paese, per trasformarlo. Io credo, e lo dico da cittadino che ama questo paese, che l'ha conosciuto meglio grazie all'alto incarico che ha avuto. Dopo 3 anni, 2 governi, io ho studiato tutti i dossier possibili e immaginabili di questo paese, dal turismo alla politica estera. Conosco meglio questo paese, l'ho girato in lungo e in largo. Io credo veramente, convintamente, che ci sono tutti gli estremi per migliorarlo ancora di più, perché non si ha fanalino di coda in Europa per quanto riguarda la politica salariale, salario minimo, perché non sia fanalino di coda in Europa per quanto riguarda i lavoratori poveri. Io credo che, perché non sia fanalino di coda in Europa per quanto riguarda il ceto medio, potere d'acquisto, i salari, il potere reale, il potere d'acquisto dei lavoratori, del ceto medio, è il più basso d'Europa. Sono 30 anni che non vengono rinnovati e non vengono adeguati. E tantissime altre cose che adesso non vi sto a elencare per non annoiarvi. Ecco, tutto questo tu lo puoi fare se hai un progetto politico realmente condiviso, se c'è reale coesione. Ma scusi, ma lei legge meglio di me i giornali, perché, dato il suo mestiere, ma lei ha sentito le dichiarazioni di alcuni di questi che nella sua domanda dovrebbero essere coprotagonisti di questo fronte? Calenda ieri ha detto, e non è stato smentito, no, ma il mio è un lavoro di interdizione, io lavorerò per impedire, ovviamente, perché non mi conviene affatto, 40, 60 posti mi vogliono offrire, eccetera, ma io li rifiuterò, tanto li raggiungo da solo. Il mio scopo non è far vincere l'uno, non è far vincere l'altra maggioranza, neppure il centrodestra. Per non far andare però la Meloni al governo, allora io chiedo che sia Draghi che faccia di noi il Presidente del Consiglio. L'altro vi trascuro che cosa dichiara, perché è molto intento a fare affari personali. E allora di che cosa parliamo? È stato chiaro su questo punto, mi pare evidente, ma la questione della possibilità, e poi andiamo su altri temi, le voglio chiedere dei diritti, che è importante, anche perché oggi la cronaca ci impone di parlarne, la possibilità di fare una legge elettorale proporzionale. Non annoiamo qui con i dettagli tecnici, però diciamo che in sostanza è una legge che permetterebbe... Allora non ne sanno più di noi. No, ma insomma non è un tema proprio sexy, però diciamo in sostanza è... offrirebbe ai partiti la possibilità di correre ciascuno per conto suo e poi dopo il voto fare eventuali accordi, anziché come adesso con l'attuale legge elettorale essere in qualche modo costretti a creare delle coalizioni larghe e magari anche un po' troppo eterogenee. Intanto le voglio chiedere, ci crede che si possa fare? E la fate, lei la farebbe anche per evitare appunto di dover mettere insieme una coalizione che magari è un po' troppo variopinta? Guardi, io cercherò di dare il mio contributo per arrivare a una legge proporzionale per un motivo, più che per logica di convenienza, perché non è tanto quello per il movimento, e questo spero anche che non ci siano logiche di convenienza per altre forze, perché con la riduzione del numero dei parlamentari noi avremo un serio problema col nuovo Parlamento.
cioè abbiamo delle circoscrizioni elettorali molto più ampie, molto più vaste. Se andiamo con un maggioritario avremo un serio problema di rappresentatività, di effettiva rappresentatività. Quindi oltre, quando si parla, sono tanti dibattiti anche molto acuti sulla crisi della rappresentanza politica, noi rischiamo quindi di aggravarla perché ci sarà un problema di rappresentatività. Se fai un proporzionale ben dosato, tu riesci a mantenere più efficacemente il collegamento tra i cosiddetti governati cittadini e i governanti, un collegamento più diretto. Senta, per chiudere su un altro capitolo importante, così vi portate avanti su, con un po' di programma nel campo largo, diritti. C'è un finale di legislatura dove sono appese una serie di provvedimenti, di misure che riguardano i diritti, allo ius scholae, alla cannabis, il suicidio assistito. Oggi appunto la cronache ci raccontano di questo primo caso di suicidio assistito in una situazione ancora di vuoto legislativo, perché non c'è ancora stata una parola finale da parte del Parlamento. Ecco, dipendesse da lei, in questo ultimo miglio della legislatura, me le mette in fila, diciamo, come ordine, come priorità, diciamo, di realizzazione? E magari mi dice anche se ce n'è qualcuna che invece non vuole realizzare. Allora, io direi, ci sono persone che soffrono e quando c'è la sofferenza la politica dovrebbe correre. Primo, suicidio assistito. Poi non voglio fare una gerarchia, però sicuramente il suicidio assistito dobbiamo correre. Guardate, dobbiamo correre perché in quella riforma c'è anche una maggiore attenzione per le cure palliative. Dobbiamo venire incontro alla gente che soffre. È una questione di dignità della persona. Uno. Due, tengo tantissimo, perché tant'è vero che porta la nostra firma, lo stiamo promuovendo quel progetto di legge, lo ritengo importantissimo, lo ius scholae. Io lo dico chiaramente, forse scontento qualcuno, non condivido molto uno ius soli, se volete lo dico, ho 30 secondi, 20 secondi. Ius soli, noi abbiamo lo ius sanguinis, no? Si acquista la cittadinanza perché derivi da papà e mamma che hanno quella cittadinanza. Questo è il nostro sistema. Altri negli Stati Uniti hanno lo ius soli, nasci negli Stati Uniti, diventi cittadino. Ora, la riforma che vuole lo ius soli in Italia, da aggiungere allo ius sanguinis, chiaramente altera completamente il sistema. O scegli l'uno o l'altro con temperamenti, perché tra l'altro siamo un paese di transito, quindi aggiungere lo ius soli così a freddo rispetto allo ius sanguinis non funziona. Lo ius scholae assolutamente sì, significa che oltre allo ius sanguinis tu aggiungi anche una modalità di acquisto della cittadinanza, perché consenti ai ragazzi che stanno nei banchi con i nostri figli per un ciclo scolastico di diventare cittadini. Mi sa però che sullo ius soli dovrete parlare con gli altri alleati, perché avete dei punti di vista un po' diversi su questo tema, no? Ci sono invece, il PD è molto favorevole invece a questa ipotesi. PD sarebbe anche squilibrato, altri, noi dobbiamo, facciamo le cose sostenibili, razionalmente, lo ius scholae. Mi dica rapidamente. Poi sono favorevole al decreto Zan e anche alla cannabis, però ecco, adesso non li metto tutti nell'ordine, ma sono tutti importanti. Mi pare che sulla cannabis ci sia stato, diciamo, un qualche riscontro in piazza, e anche se insomma l'ha messa all'ultimo posto per caso, diciamo, la considera poco realistica, diciamo la verità. No, il nostro progetto di legge è molto equilibrato, molto ragionevole, secondo me può essere una soluzione a questo tema. Senta, stiamo andando a chiudere. Prima, intervistato dal direttore Molinari, Letta ha chiuso ricordando i suoi esordi politici, ha raccontato di quando andava a comiziare nei piccoli paesi da giovanissimo candidato. Insomma, io le voglio chiedere un'altra cosa. Lei ha avuto invece un esordio politico un po' particolare, perché praticamente ha esordito da Presidente del Consiglio anziché da, diciamo, da piccolo candidato in una lista di paese. Quello è un tema che ancora in qualche modo qualcuno le rimprovera.
che non me lo perdona, lei in particolare, e lui può, non me lo perdona. E può essere, è possibile. Credo che forse sia l'origine dei suoi tweet malevoli. Ma insomma, non l'ha mai superata quella cosa. Beh, insomma, in tanti non hanno mai superato il fatto che lei abbia vissuto questa legislatura con due volti molto diversi, uno nel quale era accanto a un governo con Salvini e l'altro invece con una figura politica completamente diversa, molto più spostata sul fronte progressista. Allora io le chiedo, mi faccia finire, non farò nessun tweet, sia tranquillo. Questa situazione ovviamente sappiamo perché lei si è trovato in quella condizione, c'era uno stallo, è stato 90 scelto. Giorni di ma stallo. Io le voglio chiedere questo. Letta non c'entra nulla, Enrico, tu non c'entri, ma il PD rifiutò il governo, lo ricordate? Non c'è dubbio, non a c'è dubbio. A quel punto dopo 90 certo. giorni si ritornava a votare, eravamo in stallo totale. Ma quindi... No, quindi, ricordiamolo, quando quindi, ancora non superati ancora no, quella cosa ma quello non c'è dubbio che c'era uno stallo e la possibilità di ritornare al voto, ma il prezzo da pagare fu che lei dovette fare un governo con Salvini e approvare provvedimenti molto cari alla Lega. Io le dico, rifarebbe tutto di quella stagione, del Conte 1, c'è qualcosa che cambierebbe? Io non ci credo che lei non cambierebbe nulla di quel primo anno di governo. Senta, allora col senno di poi? Allora col senno di poi nella vostra vita anche personale funziona così, che avete più esperienza, più consapevolezza e quindi ritornando col senno di poi alcune cose potete rivedere, avrei potuto fare così, colà, eccetera. In quel momento abbiamo fatto, voglio dire, saltava il governo, cioè è ovvio che non è che abbiamo fatto tantissime riforme in linea con i principi e i valori del Movimento 5 Stelle, ma non è che può funzionare che ti facevi solo le tue riforme e abbiamo dovuto fare delle concessioni. Per me da giurista le dico, parlate dei decreti sicurezza spesso, però per me da giurista e per la mia sensibilità è stato molto travagliato il passaggio sulla riforma della legittima difesa e non si è visto perché esteriormente chiaramente il Presidente del Consiglio non può mettersi a fare una battaglia pubblica, però vi posso assicurare che lì ancora quando si è passati in Parlamento, in Commissione, poi in Aula, ho cercato fino in fondo di cambiare alcune cose, le abbiamo ottenute delle riformulazioni. Sul decreto sicurezza lei dovrebbe comparare la versione originaria e quella finale. E allora vedrà che comunque c'è stato un intenso lavoro per modificare delle posizioni originarie che erano assolutamente inaccettabili. Il frutto della mediazione a lei non è piaciuto, va bene, posso dire una cosa, non ha esaltato neppure me, tant'è vero che la prima cosa che abbiamo fatto nel Conte 2 con una diversa maggioranza, io ho riconosciuto che dovevamo intervenire e l'abbiamo sistemato meglio. La politica funziona anche così. Grazie Presidente Conte di essere stato con noi. Grazie a lei, grazie a Repubblica, grazie a voi. E grazie a voi di averci seguito.